Ciao a tutti, buongiorno. Facciamo un nuovo video. Questa giornata di apicoltura ci fa lavorare un pochino. Siamo venuti qua per visitare un po' le famiglie, mentre ci siamo accorti che una famiglia è sciamata. Sciamata significa che è stata riprodotta una nuova regina, oppure la regina vecchia, che ha deciso di uscire dalla sua vecchia casa. Quindi il primo posto che trova nelle prossimità, che so, su un albero, sotto un tetto, su qualche pianta, trova posto e si ferma lì per qualche giorno. Dopodiché le api decidono di trovare il loro posto definitivo, richiamano lo sciame e si sposteranno per la destinazione definitiva, dove lì poi costruiranno la loro nuova arnia. Lì possiamo vedere che ci sono gli sciami, mentre qui, vediamo un po' se riesco, lo sciame dove si è depositato. Si è depositato su delle ramaglie. Abbiamo fatto una potatura di piante depositate qui provvisoriamente. Dove lo vanno a fare? Lo vanno a fare in mezzo alle ramaglie, eccolo qua. Sono lì tranquille, ferme. La regina è in qualche posto di quello sciame. Noi adesso non ci metteremo a trovare la regina. Richiederebbe tantissimo tempo e poi si disperderebbe anche un po' lo sciame nello smuovere tutto. Quindi recupereremo in maniera complessiva tutto attraverso il rametto, lo metteremo in una nuova arnia già preparata, lì a terra, qui con l'aiuto di Luigi lo recupereremo. Vi faremo vedere un po' i passaggi, sono piuttosto semplici e veloci. Abbiamo anche un aspirasciame, ma in questo caso non sarebbe il caso, è basso, non è inutile, basta un po' spezzare qualche rametto e racchiudere tutto. Vediamo un po' i passaggi. Ok, siamo armati di affumicatore, arnietta, fogli cerei nuovi. Se vi faccio vedere, questo è un telaio di legno, un foglio cereo. Il foglio cereo è la base di partenza di un favo. Le sagome esagonali che si vedono all'interno sono covata femminile, altrimenti le api tenderebbero a costruire inizialmente anche delle cellette maschili. A noi servono le femminili, quindi api operaie che portano il nettare e non fuchi, perché i maschi sono i fuchi, quindi non producono, servono soltanto per accoppiarsi con la regina nei primi giorni di vita. E poi per mantenere la temperatura dell'arnia, ma produrre miele non ne producono. Quindi più ci sono api operaie per la produzione, più si riesce ad ottenere il miele e anche meno sciamature, perché molti fuchi nelle arnie non è diciamo, un fattore positivo. Ok, ci mettiamo all'opera e iniziamo a tagliare un poco questi rametti. Diciamo sono un po' scomodi, cercheremo di fare in maniera delicata. Le api in questo momento sono docilissime, si potrebbe fare anche a mani nude, però evitiamo. Facciamo con guanti, maschera, così se per caso basta una puntura per rovinarci la giornata. Togliamo tutti i rametti in eccesso. Abbiamo fatto un po' di spazio, liberiamo un poco di regina. Starà da qualche parte.
in questo modo non sarà semplice trovarla, quindi iniziamo a togliere prima i rami che ci danno fastidio. Poi ci concentreremo sul resto. L'obiettivo nostro è prendere il ramo che sostiene tutto lo sciame e metterlo delicatamente nell'arnia, ovvero il portasciame. Ripeto, se non recupererei lo sciame nel giro di 2-3 giorni, questo è da poche ore qui, di solito controlliamo tutti i giorni, ieri non c'era, sarà successo qualche oretta fa. Ecco qua, prendiamo lo sciametto e lo mettiamo qui dentro, cerchiamo di non smuoverlo troppo. Più si cercherà di prenderlo per intero e più sarà facile che la regina sia dove... Allora, quest'altro ramo. E qui, quasi quasi, devo mettere sotto. Adesso c'è proprio un ramo qui dentro. Come si agglomerano, al limite la difficoltà è che ci sono tanti incroci di rami, non è uno solo. La regina è nell'arnia, emetterà un feromone per attirare il resto dello sciame, altrimenti tenderanno a svolazzare e a riavvicinarsi dove si trova. Ancora qualche ramo. Ecco. Diciamo che la posizione non è proprio favorevole per noi. Se era tutto sul ramo si spezzava, si depositava dentro e il gioco era fatto, 2 minuti e si faceva. Invece sempre in maniera delicata. Il foglio cereo comunque invita anche lo sciame a rimanere qui. Capiscono che hanno il lavoro agevolato se rimangono qui dentro. Ora prendiamo un foglio cereo e lo usiamo per attirare. Eccolo qua, poi ce lo mettiamo vicino
lo usiamo per invitare le api ad andarci vicino. Ecco qua, ci saliranno da sole, guardate. Verranno attratte dalla cera stessa. Piano piano ci andranno sopra e io le sposterò nella lunetta nuova. Nel frattempo, tre quarti dello sciame già sta qua dentro. Può darsi che la regina già stia qua e metterà il suo feromone. E nella serata, se lo lascio qui, entreranno qui dentro stesso da sole. Però c'è una percentuale che la regina invece stia ancora lì a terra. Per cui dobbiamo stare sicuri. Adesso queste le chiudo qui, lascio un po' aperte. Saranno stesso loro ad indicarmi che la regina sia fuori o dentro, perché se tenderanno a stare dentro, la regina sta qua dentro, altrimenti sta ancora fuori. Ecco qua, lasciamo un poco aperto, una feritoia. Lì c'è una porticina aperta. Adesso, smuovo un poco per accelerare la risalita. Comunque, se la regina sta qua dentro, quello sciametto si trasferirà piano piano qua, nell'arco. Nel frattempo io direi di andare a visitare l'Arnia e vedere da dove sono partite. Ok, ci vediamo dopo. Ok, vediamo un poco. Presumo che sia questo sciame essere sciamato, per cui vediamo un po' le condizioni. Ok, eh sì, sono queste. Allora confermo. Allora, vi faccio vedere. Questa è una cella reale. La differenza è che questa, da qui nascerà una regina, mentre da questa qui nasceranno le operaie. Si nota la bella differenza. Da qui nascerà una nuova regina. Si vede che la regina che abitava qui dentro si è presa parte di uno sciame ed è andata a spostarsi. Poi si faranno una nuova famiglia con quello, però adesso con queste regine che nasceranno daranno continuità a questa famiglia. Ce ne sono altre qui. Inquadra qua. Adesso vi faccio vedere. Non si vedono, ma adesso eccola qua. Questa è una cella di pochi giorni, questa è già una cella di diversi giorni chiusa. Da qui nascerà una nuova regina. Ok, allora è questo lo sciame. A posto. Nascerà una nuova regina che darà continuità. Adesso il nostro compito è fare in modo che solo una regina vado avanti in modo che possa dare continuità a questo sciame, altrimenti può avvenire anche
diverse sciamature da questo sciame, dobbiamo cercarlo di evitare, altrimenti il miele non si fa, perché si faranno tanti piccoli sciami che non produrranno nulla. Va bene. Ok. Bene. Come possiamo vedere, sono ritornato dopo una mezz'oretta. Api non ce ne sono più, sono tutte dentro. Quindi significa che la regina l'abbiamo recuperata senza creare nessun danno. Ora la prendiamo. Ok, è passata un'oretta, le api sono entrate tutte dentro, non ce ne sono più nessuno. Infatti si vede vicino, non ce ne sono più per fuori, sono tutte dentro. Apriamo un attimo, eccole qui, tutte dentro. Facciamo piano, ok. E portiamola al posto definitivo. Va bene, questa è la location definitiva. Le api adesso continueranno a purificare, la regina inizierà, le api operaie inizieranno a costruire, la regina inizierà a deporre e così man mano a ingrandirsi come queste api qui. Da qui poi nascerà una nuova famiglia numerosa che produrrà il nostro miele. Spero che il video vi sia piaciuto. Se apprezzate le cose che vi dico, fate un like e al prossimo video. Ciao!